Ciao, ci troviamo in una perla incastonata ai piedi del Gennaro Argento. Andiamo a scoprire qual è. Difeso e sollevato dai suoi monti, come diceva De Villa, il gioiello ai piedi del Gennaro Argento brilla come le sue antiche rocce scistose. Beh, ormai lo avrete capito, si tratta di Bellevue. Inizia qui il viaggio alla scoperta di uno dei paesi montani più belli della Sardegna. Tra le sue strade lastricate, i giardini e le abitazioni accuratamente restaurate. E perché no? Perché non fermarci in Sabutega, ove si respira l'aria dei primi del Novecento, quasi il tempo si fosse fermato. Bellevue fu per molto tempo un centro abitato poco esteso, con le sue tortuose strade di montagna, lastricate con i ciottoli ricavati dal rio Sisca. Ci sono luoghi dove il tempo sembra scorrere lentamente e la memoria si conserva come un bene prezioso. Le voci, le parole, i piccoli gesti quotidiani riemergono dal passato come fotografie mai sbiadite. Ed ancora si può udire chi gioca a Samur, o perché no, chi cerca di scalzare sa bardunfola dell'avversario da un cerchio tracciato in terra, mentre altri si sfidano a pincaro. Allora gli ho detto, nonna, lo sai una cosa? E se mi dai una mano faccio il costume alle bambine. Davvero? È arrivata a casa, mi ha portato questa scatolina. Questo è il cartamodello del suo scippone. Guarda, metti, fai così! Tutti i passaggi, perché... e non la fai, poi alla fine quando si è stufata l'ha presa e se ne è andata. Per il scocco edesa ci vuole formaggio fresco, un paio di giorni di fermentazione, diciamo. Poi un uovo, il sale, lo zafferano e la menta fresca. Poi, invece, per le pardule non si mette la menta. Gli ingredienti sono uguali, però la menta non si mette. Si deve molto tritare perché diventa nera altrimenti. Poi dicevano gli antichi, no, poi si devono savasta caneddu e savrasu amoreddu. Bello in lì. E in più i pastori con l'imbroglione, quando andavamo a comprarlo, ce lo davano con un litro di siero ancora ben impregnato. E noi come te non li ha usati? Quello di Bellevue è un territorio dove ancora sopravvivono alcuni lembi delle antiche foreste. Così come i colori e i profumi sono inconfondibili, così lo è anche il miele delle api che raccolgono incessantemente il nettare ora dei castagni, ora dei corbezzoli, ora della sulla. Se credete che solo la stoffa si presti a ricamo, osservate con quale maestria nascono i scaschetters, con il loro involucro pressoché trasparente di pasta violata. Un impasto a base di farina e strutto accuratamente lavorato. Il cuore di questo dolce, che accompagna le nozze, è una sapiente combinazione di nocciole e miele. Bellevue è questo, piccoli gesti dettati da una tradizione millenaria, che rivive attraverso i racconti e le nuove tecnologie. Per conoscere un territorio devi connetterti con esso, ed è così che nasce Connect to Bellevue, l'itinerario virtuale che vi condurrà attraverso il paese, partendo dalla ferrovia fino al museo all'aperto di arte contemporanea. Sarà un viaggio intenso, lungo le strette vie dove si affacciavano ed ancora spiccano le case tradizionali, realizzate con pietre di scisto legate col fango, con il loro fiero ballatoio in legno. L'antico ed il moderno coesistono, quasi si fondono nell'urbanistica e nelle sculture che arricchiscono ogni angolo del paese.
Belvì offre innumerevoli itinerari escursionistici, immersi nella natura, lungo i sentieri della transumanza, dei carbonai e lungo la ferrovia, che dal 2017 attende una nuova vita. Partiremo proprio da qui, dalla stazione ferroviaria che fu realizzata per conto della Società Italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna ed attivata il 3 novembre 1893. Lungo i binari a scartamento ridotto da 950 mm, è facile imbattersi in ciò che resta dei vecchi caselli ferroviari. Questi edifici erano un tempo l'alloggio per il personale ferroviario e relativa famiglia, dedito al mantenimento in perfetta efficienza del tratto assegnato. Oggi rimangono i focolari spenti, le tracce di qualche albero da frutto in estato, a testimonianza di una vita dedita al lavoro e alla conservazione di quella importante arteria. Ci troviamo lungo la vecchia ferrovia Mandal-Sorgono, inaugurata nel 1889. La galleria che adesso ci accingiamo ad attraversare era la più lunga di tutta la tratta. Come potete vedere, la ferrovia è in stato di abbandono, ma potrebbe essere riutilizzata per un turismo attivo con escursioni a cavallo, in bici e a piedi. Rovi intricati ormai ricoprono ciò che resta di attività quasi dimenticate, eppure presenti fino a qualche decennio fa. È il caso del Suvorro e Sagalcina, dove le pietre calcaree dei tacchi venivano cotte per produrre la calce. Ci troviamo nella zona di Pizzevrano, caratterizzata da rocce sedimentarie, nello specifico calcare di deposizione litorale, argille e conglomerati di origine fluvio-deltizia. Nella parete che guarda il paese era presente un'antica cava di calcare che veniva utilizzata per la creazione della calce. Sul versante opposto è ancora presente un forno che è possibile visitare, utilizzato sino a qualche decennio fa. Se vi dicessi che le strade di Belvì sono belle come giardini in fiore, probabilmente immaginereste il profumo delle fioriture. Un campanile bianco, come quello della chiesa di Sant'Agostino, fino a cercare l'acqua fresca de Sa Vuntana e Idda. E se mai voleste percorrere i sentieri che conducono dal paese alle chiese campestri, attraverso foreste senza tempo e castagnetti, noccioletti curati a regola d'arte, potreste pensare di farlo a cavallo. La storia di questo piccolo e importante paese della Barbagia, che da esso prende il nome, è antica almeno quanto le Domus Deianas nascoste tra i suoi monti, come la famosa Tonizzo. La Gosu scrutta dall'alto verso Pizzevrano, baciata dal sole dell'estate e sferzata dal maestrale. Nadalia invece attende nel bosco, silenziosa, accanto ad una sergente nascosta. Belvì è questo. Un gioiello splendente, verde come le sue foreste, lucente come le sue fondamenta di rocce antiche. Belvì è questo, il luogo ove posare lo sguardo, dove lasciarsi accompagnare dai profumi e dal vento, dove l'alba ed il tramonto si susseguono senza riposo. Belvì è la gente che vi abita, la sua storia, la sua ospitalità. Ospitalità, storia, tradizioni e turismo attivo. Questo è Belvì.